Quindi tu E se W2PL vuoi sapere che antenne uso per il radioascolto? Va bene? Aspetta che metto un altro cucchiaio di Nutella in bocca, poi ti rispondo. Allora, ok. Se siete curiosi, partiamo dall'alto, mettiamo i dP, così quello, lo youtuber famoso dei 10.000 e oltre follower non mi critica e ci arrampichiamo. Pancia. Allora, ok, scusate il fiatone, ma i 50 e passi anni si sentono. Allora, questo è il Balloon 9.1. Questo l'avevo stampato con la stampante 3D in PETG su bacchetta di ferrite, da cui parte la long wire per circa una sessantina di metri. Ed è l'antenna che uso prevalentemente in ascolto, onde lunghe e onde medie, anche se adesso ormai non c'è più la RAI. Poi salendo, Allora, c'è ok. altro. Qui abbiamo, vabbè, a parte l'antenna in 5 GHz per un rilancio privato, abbiamo il Balloon 4.1 per la Windom, che ascolto, la uso per radioascolto in onde corte e in trasmissione sui 20 e sui 10 metri. Una cosa importante nell'utilizzo di un'antenna filare è il sistema di ancoraggio. Io nel mio caso uso un contrappeso fissato con una carrucola, spero che si veda. Quando c'è vetro ghiaccio o neve bagnata che si attacca ai fili, questo impedisce la rottura dei cavi degli elementi dell'antenna. Ci vuole tanto poco, è inutile mettere dei cavi di sezione esagerata, basta un contrappeso. Ok, calata dei cavi dal traliccio. Scendono giù e arrivano qua dentro. Ok, dicevo, arrivano qua dentro. Qui abbiamo la Yagi monobanda per i 40 metri, la long wire e la Windom. E questo è il cavo di uscita. Questo è un selettore d'antenna che ho costruito io, basato su relè ad uso automobilistici con schermatura metallica. Il tutto è comandato da questa scheda che non è altro che un selettore a relè su porta Ethernet. Molto bene, una volta che il cavo arriva al QTH, tramite questo programma, se non ricordo male, è in Java. Vabbè, è di comando di quella scheda di selezione antenna, che ho fatto vedere prima. Posso selezionare Yagi, long wire e Windom e effettuare il mio ascolto migliore. Se qualcuno è effettivamente interessato a una migliore spiegazione del sistema, ben volentieri mando il tutto.
Per lo schema magari è una difficoltà perché l'ho fatto io, ma giuro che tutte le volte che ci metto mano mi tocca mettermi lì a capire cosa ho fatto. Comunque ben volentieri ve lo mando. 73 da Italia Zulu 4, Victor Quebec Sierra, vinco quasi sempre, è il quasi che mi frega.